dopo la visita allo stand di Fabi al MICAM di Milano, Fermo TV è andata a trovare Eliseo Fabi, uno degli storici fondatori della Fabi Shoes, nella sua azienda di Monte San Giusto. Insieme alla nostra inviata Giorgia Giustozzi siamo stati alla scoperta di uno dei principali gruppi italiani di calzature per uomo e donna. Un gruppo che vanta oltre 400.000 paia di scarpe prodotte ogni anno e un fatturato di circa 50 milioni di euro. Una storia, quella della famiglia Fabi, di un successo costruito giorno dopo giorno partendo da zero con tanto lavoro, forza di volontà e molti sacrifici. I've been looking back to find where I went wrong. Nelle parole di Eliseo Fabi, il ricordo commosso del fratello Enrico, scomparso solo lo scorso anno, è un forte monito ai giovani di oggi affinché imparino a fare sacrifici e a lottare per ritagliarsi il proprio posto nel mondo. Con Eliseo Fabi, uno dei fondatori dell'azienda Fabi, che tra due anni farà un anniversario di 50 anni. Mi sembra ieri, ma purtroppo sono passati 50 anni. 50 anni di grandi sacrifici, 50 anni anche di grandi soddisfazioni, ma diciamo che le soddisfazioni molte volte vengono cancellate da tutti i problemi che ci troviamo davanti, però siamo ancora qui. Siamo ancora qui a lottare con 360 dipendenti e con un'azienda di 15.000 metri. Abbiamo iniziato a Monte Granaro nel 65 in un garage e poi piano piano nel 72 siamo venuti qui a Monte San Giusto, abbiamo fatto la prima fabbrica e poi nell'86 ne abbiamo fatto un'altra e nel 2004 abbiamo fatto questa che credo sia l'ultima, va bene? E qui facciamo il ciclo completo dalla modelleria a tutto quello che può essere per costruire una scarpa, noi lo facciamo tutto quanto dentro questa azienda. Quindi tutto internamente? Tutto internamente, come potrete vedere, dall'orladura al finissaggio, alle suole, tutto quanto. Noi compriamo le scatole e il cuoio e le pelli, poi il resto viene fatto tutto dentro questa azienda, con 360 persone. I momenti sono terribili, noi ce la mettiamo tutta. L'unica cosa, il dispiacere più grande che ho in questo momento è la perdita di mio fratello, che siamo stati insieme per 70 anni, perché siamo nati insieme, siamo cresciuti insieme. Non dimentichiamoci che fino ai 17 anni io ho fatto il contadino. Non credo che sia una vergogna, ma che sia un qualcosa di eccezionale. È stato la nostra storia, sia mia che mio fratello, è stata quella di voler scrollarci di dosso quella miseria che abbiamo passato nel dopoguerra, negli anni 50, che io già ero grandicello, sono del 43, e praticamente è stata quella forza, quella volontà che ci abbiamo messo noi, le nostre mogli, sia la mia moglie che la moglie di mio fratello. E oggi credo che quella forza che abbiamo avuto negli anni 60, 70, fine l'80, non ci sia più. I giovani sono stati abituati bene perché ci sono stati 40 anni di grande abbondanza. Questi figli li abbiamo fatti studiare, che era importantissimo farli studiare, perché senza studio non si va da nessuna parte. E io lo so cosa significa andare in giro per il mondo con la quinta elementare. Però una volta che questi figli hanno studiato, nessuno gli ha detto che lo studio era una cosa loro personale, che poi dovevano mettersi a lavorare. Questa è la cosa importante, che nessuno ne parla. E invece io dico che vivendo in questo mondo, vivendo qui, guardando l'azienda, guardando i miei dipendenti,
su 360 dipendenti non c'è un ragazzo, un figlio di un dipendente che lavori nella nostra azienda. Tutti hanno studiato e tutti cercano cercano un posto di lavoro. Può sembrare strano quello che dico, ma molte persone non lo dicono, ma la realtà è questa. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Nessuno vuole fare più sacrifici, nessuno vuole più lavorare. Il problema è solo questo. Da qui potete vedere che tutte le fasi produttive sono fatte internamente, completamente qui. E un po' di numeri, qualche cifra? Ma i numeri di scarpe, qui produciamo circa 800-1000 baia di scarpe al giorno, quando l'azienda è a pieno ritmo. Poi ci sono dei momenti di flessione, ma nei momenti clou dovrebbe fare delle 800-1000 baia. Qui dentro ci sono circa 160-170 persone in questo reparto, di cui sono tutti italiani, tutti marchigiani, dei paesi limitrofi. E qui siamo nella fabbrica dove producono le scarpe da uomo. Dove produce le scarpe da uomo, poi adesso ci sposteremo e faremo vedere tutta la produzione da donna, che è esattamente uguale a questa da uomo, soltanto che cambia la tipologia della scarpa, con macchine diverse, persone diverse. Sono tutti operai che nemmeno si conoscono, perché uno entra da una parte, uno entra dall'altra. Praticamente sono due mondi completamente diversi, però sempre nella stessa azienda, nello stesso marchio, stessa ragione sociale. E stesso concetto, ovviamente. Qui siamo già in fase di attaccare la suola, ma già la scarpa è perfetta nel fissaggio, la lucentezza, il ferro che gli è stato dato, tutto è pronto per continuare il suo ciclo di lavorazione, che sarà ancora molto lungo prima di andare nelle scatole. Questi sono tutti operai che stanno qui, una volta che sono venuti non vanno mai via nessuno, sono sempre qui. Questi 30? 35, quell'altro ne so, già una diecina, questo è l'ultimo più giovane che è arrivato adesso. Ecco, questi sono il loro regno, praticamente da qui parte le scarpe in tutto il mondo, che io molte volte manco le vedo, però loro lo sanno che vengono spedite. Facciamo tutto nell'interno dell'azienda, qualsiasi operazione la facciamo con le nostre macchine, con il nostro personale, per essere più sicuri. Tutto è controllato alla perfezione, quando poi le scarpe vanno in vendita ai piedi, deve essere perfette. Questi sono già i primi prototipi per la prossima stagione estiva. Anticipazione solo per voi, quindi no, sono delle prove che stiamo facendo, prima di trovare le linee ci vuole un po' di tempo.
so slashed and torn. Viene creato dentro l'azienda, dalla modelleria, hai visto ogni modelleria, ci sono 5-6 persone che creano, provano per trovare il meglio di stare sul mercato praticamente, e tutto viene fatto all'interno dell'azienda. Questo è un grossissimo costo che c'ha l'azienda, però ecco, quando entri qui dentro, se la mattina decidi di fare un paio di scarpe, le fai. Dice: voglio fare un paio di scarpe stamattina. Oggi per stasera devi uscire un paio di scarpe fatte, e qui noi lo possiamo fare, altri non lo possono fare. Questa è una nuova macchina che stiamo installando in questo momento, è di nuova generazione, un forno che dovrebbe, che c'è un qualcosa di nuovo, che tutte le pelli non possiamo passarle allo stesso calore, allora col computer riusciamo immediatamente a alzare o diminuire la, esatto, per tipologia di pelle riusciamo a alzare o abbassare il calore, secondo la pelle che ci serve, il calore che ci serve. E questa è l'ultima chicca che è entrata nell'azienda Fabi. Da poco un negozio a Panama e quindi siete in continua espansione, siete molto attenti ai mercati esteri, e quanto vi concentrate sull'Italia, quanto per voi è importante invece l'estero, soprattutto l'Europa dell'Est, la Cina? Oggi come oggi, se non sei programmato verso l'estero, verso il mondo, non in una zona, in tutto il mondo, non credo che ci sia futuro. Ci vuole un gran prodotto, una vasta gamma di prodotti, non soltanto di calzature, ma che possa chiudere la filiera. Praticamente ci vuole il total look, va bene? Perché altrimenti i negozi non riescono a sopravvivere se non hanno tanti prodotti nel negozio. Infatti Fabi fa una brand extension dai foulard all'abbigliamento, cinture, addirittura profumi, tutto. Può servire nel campo della moda ad aiutare a fine sera di fare un incasso che possa permettere la sopravvivenza del negozio.